Ciao a tutti e benvenuti a una nuova recensione su questo canale. Oggi vi parlerò del primo volume di una nuova testata varata da Panini Comics, ossia L'altro topo. Vi chiederete, ma cos'ha di speciale questa testata rispetto alle altre centinaia varate da Panini per l'appunto negli ultimi mesi? Scopriamolo! Innanzitutto devo dire che quando ho saputo di questa nuova testata sono stato veramente colpito e ero entusiasta del fatto che ad aprirla sarebbe stato proprio Roberto Gagnor. So che si dovrebbe dire Gagnor, ma la forza dell'abitudine. Scusami Roberto. Dicevo, quando ho scoperto che l'avrebbe aperta lui, sono stato veramente euforico perché io amo la prosa e la sceneggiatura di Roberto Gagnor. È un autore grandissimo e capace nello scrivere storie sempre esilaranti e divertenti, fresche proprio, ma è anche abilissimo nel gestire proprio la divisione narrativa della storia. Poi a Cartoomix ho anche avuto l'occasione di parlargli personalmente e ho avuto l'opportunità di confermare che sia anche un'ottima persona. Innanzitutto, cos'è Tesoro International? Beh, è una testata semplice, senza le pretese di filologia di Tesoro International, spesso disattese. Non intende mettere al suo centro gli autori con esiti un po' maldestri o poco condivisibili come qualche special edition che abbiamo visto, e non vuole pubblicare il meglio di una determinata annata o comunque di un periodo, magari scontentando qualcuno come i migliori anni. Al centro dell'altro topo ci sono i temi, sono gli argomenti a farla da padrone in questa testata, di cui appunto il primo volume è dedicato all'arte. L'altro topo, come potete vedere, è semplice a partire dalla forma. Infatti la copertina non è cartonata, è di cartoncino semplice, morbido, e per 4,50€ vi presenta 200 e passa pagine a colori. Bene, perché dovreste spendere 4,50€ per comprare questo primo volume? Secondo me perché il contenuto è assolutamente eccezionale, e adesso vi spiego nel merito perché. Il volume presenta le prime 8 storie del ciclo delle storie dell'arte di Topolino, tutte scritte da Gagnor e disegnate alternativamente da Paolo De Lorenzi e Vitale Mangiatordi. In ogni storia si cerca di venire a capo della genesi di una corrente artistica o di un'opera in particolare, per esempio nella storia dedicata a Piero della Francesca, che qua viene trasfigurato in Pippo della Francesca, scopriremo come è nato il celebre ritratto del duca Federico da Montefeltro. Nelle storie si passa dai periodi storici più differenti, per esempio la preistoria, l'Egitto, l'antica Grecia, fino ad arrivare all'impressionismo francese e addirittura all'arte contemporanea. Quindi praticamente Gagnor ci vuole mostrare come la storia dell'uomo, la storia in senso classico, vada di pari passo con la storia dell'arte. Gagnor inserisce in tutte le storie l'elemento artistico in maniera totalmente semplice, naturale. Gagnor imbastisce trame appassionanti e ben gestite a livello narrativo, ma inserendo sempre trovate comiche esilaranti e mai banali, con un espediente un po' goscinniano, cioè alla maniera dell'autore di Asterix e Obelix, cioè calare in un contesto arcaico riferimenti, citazioni, frecciatine o uscite satiriche alla realtà odierna, alla realtà di oggi. La storia più rappresentativa di questo modo di far ridere alla maniera dell'autore di Asterix e Obelix è senza dubbio Le tre o quattro fatiche di Paperogate di Creta, che è veramente esilarante, piena di battute e riferimenti alla nostra realtà quotidiana, sicuramente secondo me la più divertente del numero e personalmente la mia preferita. Altro elemento di divertimento che scaturisce da queste storie è la storpiatura dei nomi. Gagnor è abilissimo nello storpiare i nomi. Lo fa in un modo eccezionale, come lo faceva Pezzina ai tempi. Sono intelligenti, sono mai banali, sono sempre originali. E non c'è nessuna storpiatura del tipo Papertotti o altre amenità simili che a me ha sempre fatto cagare. Altro elemento a favore di questo ciclo di storie è la presenza in diverse trame di una morale bella e non scontata. Per esempio, nella storia di Picasso, ossia Topolino e i capolavori paradossali, ci si chiede, vale la pena vivere in un futuro che conterrà anche guerre e disperazione? E nella storia sull'arte contemporanea, di Vaperone e l'avventura dell'arte futura, ci si chiede cosa sia l'arte.
E Gagnor ci risponde che l'arte è soprattutto emozione e che l'opera d'arte più bella è quella che ancora dobbiamo scrivere, perché l'arte in sé è creare emozione. Volevo anche citare la storia ambientata nel Medioevo, ossia Topolino e il portale rivelatore, perché secondo me è una delle storie meglio riuscite, dato che l'ho trovata più attuale che mai. È una bella storia in cui il messaggio principale è: informatevi, pensate con la vostra testa, non credete solo a quello che vi viene raccontato. E in un periodo come questo, in cui imperano ovunque il populismo e il qualunquismo, secondo me un messaggio di questo tipo è assolutamente necessario. Ma non voglio solo elogiare Gagnor in questo video, dato che anche Paolo De Lorenzi e Vitale Mangiatordi hanno fatto la loro parte e l'avete visto nel corso del video con gli inserimenti, per l'appunto, di vignette o pagine tratte da queste storie. I colori e i disegni sono curatissimi, freschi, moderni e soprattutto sono veramente simpaticissime alcune riproduzioni in chiave disneyana di alcune opere famosissime. Insomma, non posso altro che dare a questo volume il voto di 9 su 10, dato che mi è piaciuto veramente tantissimo e come partenza per una nuova testata, secondo me, non si poteva fare altrimenti. Inoltre, il voto è giustificato anche dal fatto che in questo volume ci sono degli approfondimenti molto interessanti, ma davvero molto interessanti, per imparare divertendosi a fine storia. Praticamente a ogni fine storia vengono aggiunti dei contenuti che raccontano di più sulla corrente artistica o sull'opera indagata nella storia che hai appena letto. In alcune occasioni devi anche fare dei giochini, che è una cosa molto divertente secondo me. Io per oggi ho finito, ma vi ricordo che il vostro feedback è importante e quindi mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate voi di questo volume nei commenti, se anche a voi è piaciuto così tanto come è piaciuto a me o no, e perché nel caso. Inoltre vi ricordo di seguirmi sulle mie pagine Facebook, ossia la mia personale Mattia del Core Fumetti Disney e Amenità, oppure Ventenni che piangono leggendo la saga di Paperon de Paperoni, e di iscrivervi nel gruppo relativo a quest'ultima pagina, ossia Ventenni Piangenti, dove il clima è goliardico, si beve, si balla fino al mattino. Bene, adesso è davvero tutto e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti! Scritte per l'appunto da Roberto Gagnor e disegnate in alternanza da Vitale Mangiatordi e da quell'altro di cui non mi ricordo il nome. Non ha le pretese di filologia, spesso disattese, di Tesori International. Non ha il porco Giuda. Per esempio nella storia di Piero della Francesca si va a indagare la genesi proprio del famosissimo ritratto che fece al duca di Stocazzo Piero della Francesca. Perché io devo andare a braccio? Qualcuno me lo spiega perché. In tutte le storie Gagnor inserisce l'elemento artistico in maniera totalmente naturale. Perché non riesco a dirlo questo? Come cazzo si chiama? Paolo De Lorenzi, mannaggia la merda.